il centrodestra qua in Lombardia, in modo particolare a Milano, non ha ancora presentato un leader da contrapporre a Sala. È importante per il centrodestra a Milano, non è una cosa marginale. Il centrodestra che cosa dice su questo? Per la verità non so neanche se lo sfidante sarà Sala. Faranno le primarie i primi di febbraio, così mi risulta. Sala è uno dei candidati, ce ne sono anche altri. L'ultima volta ce n'erano molti, ha vinto Pisapia, che non era esattamente il candidato preferito dal PD. Chissà che non succeda anche questa volta qualche sorpresa, ma questo riguarda casa loro. Casa nostra sceglieremo il candidato più competitivo per affrontare il candidato che vincerà le primarie o quel che sembrano primarie del Partito Democratico. Dopodiché, per quanto mi riguarda, il candidato migliore è quello in grado di allargare la coalizione a tutte le anime storiche del centrodestra, che vanno dai moderati cattolici di centro alla Lega Nord, a Fratelli d'Italia, Forza Italia e tutte le esperienze civiche che in questi 20 anni sono maturate intorno all'esperienza di centrodestra. Spero che si trovi una persona così, me lo auguro. Secondo lei una persona così quale potrebbe essere? Non lo so, se vuoi ci mettiamo con un foglio di carta e lo disegniamo, facciamo l'identikit come nei film di polizia, gli occhi, gli occhiali, senza baffi, senza barba, con i capelli corti, è inutile che cercate di descrivere, sto descrivendo una persona che non esiste. Andiamo, non lo so. Quindi non esiste? No, ne esistono moltissime. Occorre, come dire, lavorarci sopra. Come sapete, le trattative tra partiti sono sempre complicate in questa fase. Stiamo parlando di oltre una 20 di capoluoghi di provincia, taluni capoluoghi di regione che hanno importanze per l'Italia fondamentali. Stiamo parlando di Roma, stiamo parlando di Torino, di Milano, di Bologna, di Napoli, cioè stiamo parlando dell'Italia. Occorre ponderare bene le scelte, lo ripeto. Per me tutti i nomi sono buoni, quelli che allargano il più possibile la coalizione, ci aiutano a costruire un centrodestra coeso, compatto e largo per il 2018, sono i candidati migliori. La stessa cosa che ho detto, posso ripeterlo anche all'infinito, se credete, anche sui tempi. Il PD decide a febbraio, io direi che non c'è il caso, non è una corsa chi arriva prima a scegliere il candidato, è una corsa che arriva prima alle elezioni quando Renzi ci farà votare. Il fatto che ci voglia far votare a giugno inoltrato dà l'idea che qualche difficoltà con il voto il nostro Premier ce l'ha, e l'idea di poter avere una cogente delusione pure. Quindi siccome si vota a giugno, io credo che abbiamo tutto il tempo per rifletterci. Però questa primavera. Chi vota Forza Italia può sperare che le tensioni, per esempio, tra Brunetta e Romani scemino? No, non c'è nessuna tensione. Io sento Brunetta e Romani quotidianamente più volte al giorno e francamente la vedono esattamente allo stesso modo. Poi se qualcuno mi chiede di far zittire tutte le intelligenze, tutte le sensibilità all'interno di un partito, francamente la trovo una richiesta inaccettabile. Brunetta ha il suo carattere, il suo modo di vedere il mondo, Paolo Romani lo stesso. Sono due risorse, due ricchezze del nostro partito, l'importante è che nei fatti concludenti facciano la stessa cosa e la stanno facendo. Sulla candidatura ci prenderemo tutto il tempo, guardi, la mia candidatura in Liguria è stata presentata poco più di 40 giorni prima del voto, abbiamo vinto. Non si tratta della rincorsa che prendi, si tratta di quanto salti in alto.